attacca. Posso chiedere a gente? Abbiamo parlato di grandi temi che sono le comunità, di sinergie che dobbiamo trovare su questo fondamentale del paese per lo sviluppo delle nostre città. Evidentemente abbiamo parlato della città metropolitana, che è una sfida che dovremo affrontare insieme, di sinergie, di capacità di unire le forze sul mondo della moda. Oggi il sindaco Renzi è stato a presentare proprio una grandi griffi della moda. Abbiamo parlato della necessità che ci sia un lavoro comune verso il governo affinché si renda finalmente conto, concretamente, non solo parole, dell'importanza che gli enti locali abbiano le disponibilità economiche per far ripartire l'economia, perché l'economia parte dagli enti locali. Abbiamo parlato di altri temi che riguardano la volontà di mettere insieme le nostre forze, tra cui quella della cultura e dell'arte, per dare una risposta unitaria ai 20 milioni di turisti che verranno a Milano per Expo, perché, come ho sempre detto, Expo è un evento non milanese, non lombardo, è un evento nazionale, ed è evidente che chi verrà a Milano farà Expo 1-2 giorni, visiterà Milano tra 3-4-5 giorni, ma chi viene dalla Cina, dall'India, cioè i milioni di turisti che verranno dall'estero, dovranno visitare l'Italia, e chiaramente Firenze è una delle mete più ambite e più desiderate dai turisti. Il congresso PD? Il congresso PD, quando l'ho detto, per quanto mi riguarda già stamattina, non è stato il tema del nostro incontro, istituzionale, amicizia, perché io sono molto interessato al dibattito del PD, sono particolarmente interessato che finalmente si arrivi ai contenuti e quindi si arrivi a una data, a un confronto tra opzioni diverse, ma come sindaco di Milano e come non iscritto, pur riconoscendo la grande importanza del PD e il grande ruolo che avrà il PD per il futuro dell'Italia e per il futuro del centro-sinistra, non voglio entrare nel merito delle singole posizioni. Noi vediamo stata del 132 milioni, Milano forse molto di più, perché è il più grande del mondo. Condivido quello che ha detto il sindaco e aggiungo che il congresso PD interessa solo a voi, quindi noi siamo a parlare di problemi concreti. Gli italiani, gli milanesi e i fiorentini, sarà bellissimo continuare il lavoro insieme, che abbiamo già iniziato e che proseguirà con i prossimi mesi e i prossimi anni fino ad arrivare alla tappa fondamentale del mondo. Senta, per aspettare un'accoglienza come quella di Milano, oppure Milano. Io credo che sia bello quando, indipendentemente da chi è l'ospite, le feste, in questo caso la festa del PD, veda la partecipazione di tante persone. È un momento bello, un momento in cui non si fa politica soltanto per lamentarsi, ma si va a impegnarsi. Quindi le feste del PD quest'anno hanno visto tante persone, sono un bel segno di speranza. Nessuno avrebbe detto, forse qualche mese fa, che anche quest'anno le feste sarebbero andate, quindi bene, contenti e poi vediamo quello che accadrà. Ma Renzi, il governo è alla moda invece? Il governo è alla moda, se lei era da cavallo. Il governo è sempre alla moda, è una battuta. Prima della presentazione di Roberto Cavalli ci tengo a sottolineare quello che ha già detto Giuliano, cioè che oggi abbiamo presentato una iniziativa, c'era per la rappresentanza del sindaco Cristina Tajani, assessore, insieme a Fiera di Milano e a Pitti, il Centro per la Moda di Firenze, una manifestazione che si terrà a Milano da sabato a lunedì. E dico questo perché ogni sindaco di Firenze, quando viene eletto, ha l'incubo dei milanesi dal punto di vista della moda. Gli viene detto: attento che i milanesi ci portano via le cose. È quasi che sia naturale una contrapposizione. In realtà non è questo era comprensibile fino a 15-20 anni fa. Oggi non è più così.
oggi il problema non è più tra Firenze e Milano, oggi il rischio è che Parigi, da un lato, ma anche Londra, New York, in alcuni casi per il sistema fieristico la Germania, cerchino di attaccare il sistema italiano. E allora trovo davvero intelligente l'operazione che è stata fatta dalla Camera della Moda, dal Centro per la Moda di Firenze, dalle realtà che lavorano in questo settore, di tentare di fare delle cose assieme. Non Milano contro Firenze, o se preferite Firenze contro Milano, ma il sistema Italia che si muove. Per tutti questi motivi sono assolutamente convinto che anche il governo fa la sua parte, l'ha lanciato Mario Paletta e gli ho risposto, penso che si è rendendo la risposta. Aspettava esattamente questo. Se vuoi vi racconto anche i numeri della Gianata a Firenze, ma no, è importante sottolineare che la moda, come altre, diciamo, da italiani, altre ricchezze italiane, altre eccellenze italiane, riescono a resistere proprio per l'esportazione. E allora non possiamo farci battaglie o confrontarci solo all'interno del nostro paese, ma dobbiamo unire le forze in questo campo come in altri campi per poter fare la risorgere l'Italia. Nasce un patto da oggi in una Firenze da moda come scuola? Posso dire, solo perché un ricordo che mi è venuto adesso, il primo patto che c'è stato è quando una delle prime, forse la prima uscita da Milano da sindaco, l'ho fatta da Firenze per la festa di Emergency, e era importante essere un segnale insieme, abbiamo fatto questa bellissima serata raccontando cos'è Emergency e soprattutto cosa poteva fare un'istituzione per aiutare il mondo del volontariato, il mondo di chi si offre e mette a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per l'altro. È chiaro che il patto da allora è continuato a livello di comuni, oggi l'abbiamo rafforzato su questo tema, ma in questo colloquio credo che sia scaturita la volontà di continuare su tutti i temi che, in cui siamo impegnati e in cui siamo impegnati. Anche a chiedere più risorse ai comuni, visto che insomma è un tema, lo chiedo anche al sindaco di Firenze, perché il sindaco di Milano abbiamo sentito più di una volta su questo tema, cioè ci sarà una collaborazione anche su questo fronte, cercare di far sentire più forte la voce dei sindaci. Condivido da A alla Z ciò che ha detto nei giorni, nelle settimane scorse, di cui abbiamo parlato anche nel nostro incontro, quello che ha detto Giuliano sul rapporto tra enti locali e governo centrale. Noi dobbiamo far rendere chiaro che il momento che stiamo vivendo ha visto che i comuni tagliare la spesa e troppo spesso le autorità centrali non tagliare la spesa, aumentare la spesa pubblica. Allora questo tema non può funzionare, perché per noi vuol dire asili nido, vuol dire welfare, vuol dire bisogno famiglie non autosufficienti, vuol dire interventi nella vita concreta, nella carne viva delle famiglie. Per tutti questi motivi speriamo, pensiamo che un governo che ha al proprio interno persone molto sensibili alle municipalità, al municipalismo, penso su tutti all'ex presidente dell'ACI, attuale ministro degli affari regionali Graziano Del Rio, sia sensibile a questo argomento. Giuliano l'ha fatto presente, anche piccolo faccio la stessa parte anch'io, e l'ACI sta lavorando in questa direzione, a partire dalle questioni applicative della service tax dal prossimo anno, ma più in generale in un contesto in cui non si può immaginare che il governo centrale scarica sugli enti locali le difficoltà. Questo vale non per questo governo, vale per tutti. Il governo Berlusconi prima, il governo Monti poi, adesso l'attuale esecutivo. Ha dato poi il consiglio al sindaco su come far cassa a Milano, vista anche la sua precedente esperienza a Firenze con l'affitto di un palazzo singolo, raccontava prima per un matrimonio indiano, poi un commento su Civati che dice: non è solo Renzi che fa il numero. Il Paolo che fa il numero. Il tipo ha detto che dà i numeri, va bene, no? Al di là delle battute, ovviamente è questa sede istituzionale, quindi rispetto alla sede istituzionale, al sindaco e al vostro lavoro, il congresso non parliamo. Quanto al tema, nessuno di noi ha affittato un palazzo storico per un matrimonio, ma è un privato che ha affittato un palazzo storico per un matrimonio indiano nella vita del che il consiglio al sindaco che ho chiesto, che gli ho dato, gli dà un'esperienza che mi permette di chiedere di ragionare insieme in varie ipotesi. Dico questo: noi oggi viviamo in un momento nel quale, cioè prima Isabella ricordava, la spuma delle sue prime uscite fu a Firenze per Emergency. Io quella sera fui contestato in modo incredibile, mi ricorderà. Ma proprio fischiato da una parte dei miei concittadini, andavo a mangiare poi alla fine con
vicino, con un po' di amici al ristorante di vicino, e nel percorso c'era un gruppo di lavoratori di un'azienda dei trasporti Fiorentina Lapaz, che mi spiegò diverse cose su mia mamma, mia zia, mia nonna. Sono molto felice e fiero di dirvi che a distanza di 3 anni le preoccupazioni di quelle lavoratrici e quei lavoratori che immaginavano che noi potessimo sacrificare dei posti di lavoro nella logica della razionalizzazione che stavamo cercando di portare avanti sono state fugate. La realtà si è incaricata di dare torto a quelle preoccupazioni e nessuno di loro ha perso il posto di lavoro. Vi dico perché? Perché troppo spesso noi politici, ma anche voi operatori di comunicazione, date grande attenzione a notizie che sembrano chissà che cosa e poi a distanza di anni scopriamo che sono andate in modo diverso da come le minacce o i grandi titoli avevano rappresentato. Ecco, allo stesso modo non c'è chissà quale notizia sul palazzo, è naturale, i nostri luoghi devono essere tenuti, il patrimonio pubblico deve essere portato a una maggiore capacità di raccogliere soldi. Se oggi a Firenze investiamo di più sugli asili nido che in passato, o sulla scuola, sui centri di alfabetizzazione dei bambini stranieri che sono da noi un quinto dei bambini complessivi, cioè 19,1% alla città di Firenze di bambini stranieri, non so qual è una immagine sensibile, se non addirittura più grande della centrale di Milano, lo facciamo perché abbiamo recuperato dei soldi da altre parti. Non vedo motivo per fare la questa. Io credo che l'importante è stato anche lo scambio di esperienze concrete, perché dalle esperienze concrete, da come uno unisce, da come uno riesce ad affrontare anche i rilievi, le critiche, le difficoltà, però alla fine ha scommesso sulla scelta vincente, si dimostra che insieme si può lavorare e ci si arricchisce a vicenda. Quindi nessuno ha imparato da nessuno, ma insieme abbiamo confrontato una realtà che è difficile e che però dobbiamo salvaguardare, quella degli enti locali, perché come ha detto adesso Renzi, sono coloro che danno poi i servizi fondamentali per la sopravvivenza dei cittadini, soprattutto in un momento. Ma vista questa stima reciproca, questa sintonia, questa amicizia, non mi piacerebbe lavorare insieme? Ma sì, sarebbe da assessore? Io non chiamo la Milanista, ma che è cresciuto a Milano, però non so se mi prende come assessore, già la bella squadra. Vabbè, io dicevo a Roma però, per cambiare città, ma non è che Marino. Deve parlare con Marino, con il sindaco di Roma. Grazie a tutti. Dammi le bellusche. Ci avete fatto un incarico. Siamo già a questo livello qua. Non c'era nulla che non si potessero dire al telefono, nonostante i telefoni controllati. Sei proprio. Ma De Viso è più bello. Sì, De Viso. È come limonare. Meglio De Viso, però almeno due domande. Almeno due domande, perché sì, quella che fa la differenza. No. Però mi fate andare lì che sennò non riesco a registrare quello che ho detto. Stai lì che fa il bianco. Quello che dicevano devo fare in bianco. Non ho capito, non ho già sbattato 5 minuti. Non ho capito.